Ciao a tutti ragazzi da Iron Farmer, ben ritrovati in questa 37esima puntata della serie Agricolarum. Ovviamente puntata non priva di problemi, stasera siamo in ritardo solo di 38 minuti, ma è anche per la buona maggior parte colpa mia, o meglio colpa della mia connessione. Stasera lagghicchio abbastanza, ma insomma sembra che adesso sia a grandi linee stabilizzato, abbiamo deciso di provarci lo stesso. Siamo sempre in multiplayer, alla mia sinistra abbiamo Danny Fox. Buonasera a tutti. Abbiamo Chantalin. Ciao ragazzi, benvenuti. Herman. Ciao a tutti. Farmerista. Ciao a tutti ragazzi. Danny Farmer. Ciao a tutti. E il nostro Matthew. Ciao a tutti. Ok, allora, siamo ancora al secondo giorno d'estate. Il secondo giorno d'estate è quello più propizio per l'acquisto delle mucche, che comunque poco non costano, costano 3.600 euro a capo, mi sembra. Visto che è comunque il prezzo più basso dell'anno, è il momento giusto per acquistarle. Abbiamo già il carro da trasporto animali che ci ha ceduto il nostro amico Dino, quindi qua siamo già a posto, ma siamo comunque allo shop per fare qualche acquisto, perché ci serve un carro miscelatore ed è per questo che siamo venuti a trovare il nostro venditore, vediamo se ce n'ha uno a disposizione. Nel frattempo che facciamo questo, gli altri ragazzi si dedicano a terminare, anzi a iniziare e completare la trebbiatura del campo 14, che è l'unico campo rimasto da trebbiare, se non sbaglio. Poi, tra tutti andremo avanti sia a fare l'aratura e l'erpicatura dei campi, o perlomeno inizieremo. Ci sono le serre da guardare, un po' di animali da guardare, qualche ortaggio e frutto da vendere, quindi insomma di cose da fare ce n'è abbastanza. Quindi chi ha già il suo compito assegnato vada pure al proprio posto di lavoro, mentre noi andiamo a contrattare un attimo con il nostro venditore, appunto per l'acquisto del carro miscelatore. Chantali viene con me perché è lui il cassiere della serata, anzi non della serata, della serie, quindi buongiorno. E io buongiorno. Di qua, Buongiorno, buongiorno. Questo concessionario qua mi piace perché alle 7:30 di mattina è già aperto, quindi è un'ottima cosa. Ma Iron, io è alle 7. Alle 7, ah, bello. Ottimo, ottimo. Dica... Guarda che io la letterina a Babbo Natale l'ho scritta per il Warrior qui. Sì, però io non sono Babbo Natale, quindi... ma io intanto te lo dico. Intanto mi porto avanti. Io a Babbo Natale ho scritto che allora... mi piacerebbe avere per Natale il Warrior. Dopo qualche soldo ce l'abbiamo. Se... è vero che dobbiamo ancora pagare la trebbia, è vero che dobbiamo comprare gli animali, ma stiamo ancora aspettando il cliente che venga a ritirarsi il cippato, quindi prendiamo dei soldi. Insomma, penso bisogna che... telefonargli oggi è quello. Penso che nonostante tutte le spese che dobbiamo affrontare, un bel trattorino ci sta. Al limite ne diamo dentro uno, oppure, non so, facciamo due conti, se va bene lo stesso ne compriamo uno in più. E va bene così. Comunque, non facciamo perdere tempo al nostro venditore. Ciancio alle bande. Ciancio alle bande. Ok, bando alle cialde e andiamo avanti. Se finiamo di fare i scemi, magari può darsi che partiamo. Dunque, signor venditore, ci serve un carro miscelatore per le nostre mucche, che non so se ci ha sentito parlare fuori, ma è periodo di acquisto ormai. Che cosa ci propone di bello? C'è qualcosa? Io non so se... Se vi ricordate c'avevo il Ferraboli che stavo aggiustando l'altra volta, che era attaccato al case, quello blu. Sì, sì. Quello blu. Io ne ho uno. Sì, mi ricordo, uno nuovo. Mi ricordo che parlavamo di. Però non mi ricordo che c'era anche un miscelatore. C'era un miscelatore? Sì, tempo fa ce l'aveva Queen che stava facendo il tagliando al case blu, sì. Riverniciava un attimino il timone al, è vero. Al Ferraboli. Ora mi è venuto in mente. Se è già poi Ferraboli è un gran marchio, quindi è già come qualità possiamo andare a occhi chiusi. Come quant'è di capienza? Si ricorda? Allora, adesso guardo un attimo sul computer. Un secondo. Allora, il Ferraboli richiede una potenza di 85 cavalli, quindi penso che il trattore, qualsiasi trattore vostro, sì, va bene. Sì, e ha una capienza di 21.000 litri. Dai, direi che va già bene. Sì, è già benissimo. Grandino.
Allora io direi che lo prendiamo al volo, così ci risolviamo. Io ce n'ho uno qui dietro al magazzino, quello che tengo. Ah, lì proprio dietro, sì, so dov'è. Esatto. Tanto non abbiamo tutto, dovremmo avere già fieno, dovremmo già avere paglia, dovremmo avere insilato. Sì, avevamo fatto un po' di insilato con un po' di erba. Botto dell'acqua ce l'abbiamo, abbiamo tutto, esatto. Ci serve solo il misceratore. Va bene, allora finché voi, tanto ci pensi tu al misceratore, no? Sì, io lo ritiro e lo porto a casa, dopo quando arrivo io a casa passo, entro in ufficio e gli faccio il bonifico, va bene? No, ma, sì, voi siete i miei clienti affezionati, non c'è problema anche. Allora lo vado a prendere. Perfetto, allora io vi lascio a sbrigare questa faccenda, il tempo che sistemate tutto, intanto inizio a fare il primo viaggio per l'acquisto delle nostre mucche, perché sennò... Va bene. Non finiamo più. Quindi mettiamo in moto. E facciamo anche partire. Sento. Ah, ecco, sentivo un trattore arrivare. È arrivato anche un po' troppo deciso, devo dire. Va bene, visto che laggo. Adesso non sto laggando, però è meglio che non lo dica. Però visto che ho dei problemi anch'io, insomma. Non mi stupisco se ogni tanto qualcun altro ha qualche problemino. Allora, il punto vendita. Anzi, il punto d'acquisto degli animali in questo caso, anche se è lo stesso, è praticamente in zona segheria, non è lontano, un po' prima della segheria, ovvero di qua. Adesso ragazzi ci facciamo il primo giro insieme, dove andiamo ad acquistare e portare a casa il primo viaggio di mucche, che ne prenderemo una cinquantina, mi sembra che ne carico 9 alla volta qua, o 7 o 9, comunque non tante. Comunque sia, facciamo il primo giro in... Urca, aspetta che ho sbagliato. Che devo andare nella stradina qua. Facciamo il primo giro insieme e poi il resto lo faccio ovviamente dietro le quinte, perché se faccio 5-6 viaggi a comprare mucche ci va mezz'ora di video solo per quello. E quindi il restante acquisto lo faccio dietro le quinte. Poi prima di fare il primo taglio diamo una spiatina un attimo a cosa fanno gli altri, quindi se state battendo la fiacca organizzatevi che tra poco vengo a spiarvi. Io sto lavorando, dovrebbe essere qua dentro. Sì, devo fare manovra, devo entrare laggiù. Quel punto d'acquisto è un po' strano, devo dire, su sta mappa qua, però comunque Chantani, dobbiamo spostare non il giorno di registrazione ma l'orario, dobbiamo registrare dalle 11 all'1. Sì, bravo. È che vedo dopo che... ti svegli te alle 2 dopo andare a lavorare. Ma non vai neanche a dormire proprio, cioè dormi prima. Effettivamente potrebbe essere un'idea. Io faccio lo stesso perché sennò col cavolo che mi sveglio anch'io. Perché vedo che dalle 10 e mezza, 11 in poi, laggo meno, anzi quasi niente, adesso non sto proprio laggando. Buono, meglio. Allora compriamo. Ha solo 6 ne carico. Addirittura solo 6, quindi 6 per 10 viaggi fa 60, vuol dire che ne devo fare almeno 8 giri. Porco giusto, sto qua fino a domani. Fanne 9, va là, facciamo 54, siamo a posto. E 21.600 euro per 6 mucche. Spero che facciano le bistecche d'oro, perché quello che costano. Speriamo di trovare qualche pepita nel latte. Sì, veramente. Allora, aspetta che apriamo il teolo e gli facciamo prendere un po' d'aria, che insomma sono solo 13 gradi effettivamente. Un po' pochi, sono un po' pochi. Però bisogna vedere chi ha fatto la season, che clima ha nel suo paese, perché magari lui ha preso spunto dal clima della sua zona e magari là ad agosto, perché il secondo giorno d'estate corrisponde ad agosto, più o meno, dovremmo essere lì, no luglio per l'estate, è giugno, luglio, agosto. Ah, ok, comunque luglio fa caldo, quindi anzi è il mese più caldo dell'anno da un po' di anni a questa parte. Prima era agosto, invece adesso è luglio il mese più caldo, o almeno qua è sempre stato così. In Trentino non lo so, magari là è diverso. Ah no, anche qua a luglio, negli ultimi anni fa abbastanza caldo.
adesso gli diamo una bella infangata alle nostre vacche. Allora, dov'è la strada? Eccola qua. Devo girare un po' in mezzo all'erba per non tirarmi giù il palo. Porca miseria, non riesco più a raddrizzarmi. Eccoci qua. Gli diamo una bella infangata, anzi devo anche partire bello deciso, forse qualcuno gli si romperà le gambe col botto che prenderanno, ma se vado troppo piano, guarda, porca miseria, ce l'ho fatta al pelo, ho rischiato di restare impantanato. In compenso l'ho preso da nuovo e l'ho portato allo shop, sono passato prima di iniziare a registrare lì dalla pozza di fango, e anche se era pulito è come se non lo lavassi da 15 anni, e adesso peggio che peggio. Ma che io comincio a fare un po' di reazione mista qua per far 21.000, cosa mettiamo? Sai che non mi ricordo più, perché Feraboli ha una capienza diversa da quello di Defoe. È vero che l'ho fatto un... Intanto ne metto una di fieno, una di paglia. L'ho fatto recentemente nella hold, ma non mi ricordo più. Il trigger, questo qua alla mia sinistra, per scaricare le vacche, o no, di là? Sembra che dall'altra parte della stalla. Ma dall'altra parte della stalla, quindi... Mi sembra di sì, perché il trigger che c'è qua dalla tua sinistra, questo è per caricare il latte. Allora, devo vedere. Secondo me è di qua. Dove sta il cancello? Lo vedo vicino dove si entra sul campo d'erba, dovrebbe essere. Veramente? Ah sì, è vero, è qua. È troppo stretto veramente. Eccolo qua. Dall'altro lato, devi, vero? Devi proprio entrare. Esatto, è qua. Devi proprio entrare nel pascolo. Che la prossima volta ti conviene entrare dall'altro cancello. Eh sì. Un po' stretto ad entrare, ma allora, che manovra ho per no, il pascolo era giù nell'angolo, il cancello del pascolo. Adesso sono curioso di sentire il video, che sentirai il volante che gira sotto con continuamente con tutte le manovre che sto facendo. Lo sento io anche da qua. Anch'io. Ah, ma non potevamo metterci un cambio di ghiaia qua per tappare un po' di fango proprio all'ingresso? Allora, scarichiamo un po' di vacche. Tantissime le abbiamo scaricate. Ed eccole là. Già belle al pascolo. Nel frattempo noi, prima di fare il primo taglio, andiamo a spiare un po' quello che fanno gli altri. Intanto spegniamo che trattore, così siamo... Quindi facciamo così non andiamo da nessuna parte. Cominciamo con farmerista, che è in trebbiatura. Tu stai trebbiando campo 14, vero? Sì. Ottimo. Perfetto. Poi switchando andiamo da Herman, che sta dando da mangiare agli animali. Vedo che c'è mais nel morchio. Bam, ho preso palla. Dato lag anche qua. Intanto no, avevo l'albero in mezzo. Vabbè, ma se sei andato addosso all'albero avrei lagato, o l'hai centrato di proposito? No, con la telecamera, avevo la telecamera esterna. Ok. E dunque quando ho fatto la curva si sono finito nello spazio, ritrovandomi l'albero a metà tra il trattore, dunque penso di essermi fermato perché non ho dato il contraccolpo. Ah, o beh, comunque era una velocità talmente bassa che penso che se ho tirato giù danni più fatti. Vista la lunghezza della spiegazione, come minimo hai fatto 2000 euro di danni, stai cercando di salvarti la pelle. Quindi poi veniamo a vedere che cosa hai combinato. Comunque Matthew è in erpicatura, perfetto, quindi anche questo lavoro sta andando avanti. E qua c'è Antarin
Sei no, non sei ancora in reazione mista, ma ti mancherà l'insilato, no. Immagino. Eh sì, devo mettere l'insilato, ma guardavo più o meno come ero messo. Beh, paglia non ne serve altre sicuramente, semmai un altro ballone di fieno dopo servirà. Forse ti conviene partire con il silato, poi vedi come sei messo. Sì, adesso butto dentro un po' di insilato. No, perfetto. Dovrei aver fatto tutto il giro, infatti siamo tornati in trebbio. Quindi direi, ragazzi, che possiamo già fare il primo taglio. Ci vediamo dopo, quando ho fatto questi restanti 8 viaggi per andare ad acquistare le mucche, e poi vediamo. Nel frattempo anche cerchiamo di telefonare al cliente che per sto scippato, visto che oggi siamo in giornata d'acquisto, se viene a ritirare, a parte che aveva detto che veniva in estate, bisogna dirgli anche, quanti litri ne abbiamo fatti, che si organizzi, perché ne abbiamo fatti più di 220.000 litri, e che si organizzi a venire a prendersi. Sì, allora ci vanno, deve venire giù con tre camion con i morti, allora due o tre camion, dipende tre dalla camion e magari anche con un rimorchio di un trattore. Ecco, da sì. Vabbè, comunque noi gli telefoniamo, poi si aggiusterà lui con quei mezzi. Poi ragazzi, ci vediamo dopo, nel frattempo noi andiamo avanti un po' qui la volta. Buon Chantari, mi dicevi che il cliente ha chiamato, no? Cioè anche gli ho telefonato e gli ho fatto presente che abbiamo qua il cipato pronto, che venga a prenderlo. Gli ho detto che ne abbiamo più di 220.000 litri, ha detto che si organizzava, veniva con un suo mezzo e dopo chiedeva a una ditta di trasporti, mi sembra, per fargli viaggio, insomma. Ah. Adesso, sì, mi ha detto che arrivava verso le 9:30, vedrai che non sarà tanto lontano, insomma. Sì, sarà addirittura da arrivo. Sarà qua a minuti, insomma. Mi guardavo in giro, ce l'aveva un po' troppo alta quella. Sì, infatti, si potrebbe dare una sfalciata. Porca miseria, se ci serve erba per le mucche, che in realtà ci serve, la stiamo già sfalciando dentro al pascolo delle mucche, ma... Esatto. Però possiamo tagliarla anche qua, se serve. Intanto vedo... Ah, guarda che mi sa che... Vedo che sta arrivando qualcuno. E là. Salve, salve, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oh. Fatto buon viaggio? Fatto buon viaggio, sì. Mi sono portato dietro anche un po' di camion, perché così almeno siamo sicuri che... Sì, in quanti siete venuti? Un rimorchio da trattore, uno, due, tre camion? Sì, siamo in tre più rimorchio da trattore. Ma vi basta quanto? 60.000, 6, 12, 18, più... Sì, quindi 220.000 riuscite a prenderli tranquillamente. 220.000 ne è venuti? Sì, 222.000 e rotti. Ottimo, ottimo. Sì, sì, dovreste riuscire a riempire tutti i camion anche tra trattore. Sì, ottima cosa. Ma, se volete entrare c'è lo scarico qua dietro, dovete entrare però... Cioè vi dovete girare e venire dentro la retromarcia. No, beh, potete entrare di muso e far manovra qua. Sì, 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 dovete entrare nel piazza, nel prato. Ah, okay. Vi girate nel prato e entrate in retromarcia qua sotto. E poi vi apro lo scarico così. Esatto. Perfetto. Arrivo subito allora. Vabbè, qua c'è la cassetta del comando. Sì, devi solo... Devi solo selezionare la coccola giusta, perché non vorrei che gli buttassi dentro l'altra roba. Ah, abbiamo... al momento abbiamo dentro solo cipate, quindi... Allora, è venuto un buon prodotto? Sì, sì, ottimo. Ah, adesso che lo scarichi, sul rimorchio lo vedi subito. Perfetto. Vabbè, volendo possono entrare di muso, escono in retromarcio dopo. Sì, infatti. Fine cambia poco, sì. Forse un po' più vicino deve stare. Mi stai già girando. Occhio che ti stira. Infatti. Ok, dobbiamo andare ora. Siamo, adesso, eccolo qua. Ecco, io vi volevo dire anche un'altra cosa. Sì? Per la stagione. Dove siamo? Siamo qua. Ah, ecco.
dicevo, se ci fosse la possibilità per la prossima stagione invernale, forse mi sapete dire voi, per avere un'altra fornitura di cippato, anche se non di pioppo, comunque cippato proveniente da abete o da castagno, insomma, se ci fosse la possibilità. Per noi non c'è nessun problema, piantiamo appena è stagione, piantiamo di nuovo il campo. Infatti. E boh. Poi non so, se preferisce il cipato di pioppi come questo, perché ha delle caratteristiche che interessano, migliori magari del pino, dell'abete, facciamo il pioppo. Se no, ho un attimino da sentire ora, appena riesco a vendere, a piazzare tutto, cosa ne pensano anche i miei clienti. Se sono contenti di questo, ve lo riordino di pioppo. Se magari preferiscono di abete o di castagno, può sapere, come mi direte voi se potete. No, perché questo dobbiamo anche tarare un attimino, perché sappiamo che da quel campo là riusciamo a produrre circa 220.000 litri, che col prezzo che avevamo stabilito siamo sui 100.000 euro. Non so se dopo gliene serve meno, magari ne dobbiamo piantare meno anche, ma dobbiamo tarare. Secondo le previsioni, se le cose vanno come penso, che ci sta, che forse ci ne vorrà anche un altro di campo o altrettanto, insomma. Quello magari possiamo organizzare, quello ci possiamo aggiornare, nel senso che non è che dobbiamo piantarli oggi proprio, quindi no. Anche no, se ci fa sapere tra un paio di settimane va bene lo stesso. Certo, sì, ora c'ho da piazzare questo, poi insomma mi faccio due conti e vi chiamo, insomma. Va bene. Ma qua il rimorchio è pieno, se vogliamo fare il cambio... Faccio fusto. Tanto qua gli autisti, vedo che c'è già un autista pronto a entrare in retromarcia. Ah, riesce a fare il giro? Sì, lui, il camion non lo so se riesce a girare. Camion dubbi. Prego, venga dietro. Intanto volevo far vedere i nostri amici a casa che sono anche calati i soldi, perché abbiamo appunto sia fatto il pagamento del caro miscelatore e sia acquistato le mucche, e abbiamo speso un bel po' di soldi. Io ho fatto il bonifico. Ok, anche qui siamo in carico. Quindi mancano ancora due camion. E vabbè, per il pagamento hai fatto i conti, Chantal, in 100.000 euro, giusti? Sì, sono 100.000 euro. Sì, guardi, io se lo carica tutto, sono 222.000 euro. Litri per, avevamo detto 450, sì. 450 euro per 1000 litri, sono sì, 99.900 euro, dopo è qualcosa di più di 222 giusti, perciò sì. Dai, sono 100.000. 100.000 secchi siamo a posto. Sì. Entro fine settimana vi faccio avere tutto. Sotto col terzo camion. Vedo l'autista Herman un po' in difficoltà. E infatti intanto se vuoi venire sotto meglio, intanto finché Herman si raddrizza. Comunque è venuto fuori un bel prodotto. Sì, bene, sì. Anche con l'essiccatore qua che abbiamo preso, dove l'abbiamo stufato. Infatti è proprio bello secco comunque. Sì, si è asciugato bene rapidamente. A parte che l'abbiamo anche trinciato, che era a posto, insomma, era bello asciutto, sì. Anche il tempo era bel tempo, quindi non era umido per niente, però cioè adesso praticamente non pesa niente sul rimorchio, perché è talmente asciutto che infatti non ora, dico comunque, che è polistirolo, ma devo andare a portarlo per fare l'insacchettamento e poi comunque entro fine mese lo piazzo dai clienti, insomma. Vabbè ragazzi, allora, visto che i nostri autisti hanno un po' di difficoltà a far manovra, direi che facciamo un piccolo taglietto, noi finiamo di caricare i camion, li mandiamo via e poi ci ritroviamo, credo, in farm, perché dobbiamo ancora finire con le mucche. Quindi ci vediamo. Esatto.
Ok ragazzi, allora abbiamo finito, come già detto, di portare le mucche. Sono tutte qua belle e tranquille al pascolo e stiamo sfacciando l'erba anche qui nel pascolo, perché come potete vedere praticamente non dico che spariscono in mezzo all'erba le mucche, ma quasi, e visto che ci serve anche dell'erba per metterli nella mangiatoia, due piccioni con una fava, mettiamo un po' in ordine il pascolo e gli diamo da mangiare alle nostre vacche. Speriamo che poi continuino a mangiare in modo da tenere l'erba bassa, ma ho qualche leggero dubbio. Nel frattempo qui, se mi apro gli ad, ok, vediamo che Danny Farmer è l'incaricato allo sfalcio. Esattamente. Ho la vacca, vacca evitata. Guarda che brava, hai aspettato che passassi e poi sei incamminato. Ottimo, ha imparato a attraversare la strada. Poi abbiamo Matthew che lo stai facendo, stai aspettando un attimo per dare una mano a Dani per ranghinare in ballata. Sì, quando ha finito vado a prendere il settore e ranghino. Ok, ottimo. Quindi Matthew ha questo incarico, poi se usciamo facendo come quello della pubblicità dell'olio cuore, saltando la staccionata, tanto qua abbiamo ancora abbiamo ancora qua il lo Yoskin bello sporco, che poi bisognerà lavare anche questo prima di metterlo via. E qua abbiamo Chantalin intento alla razione mista insieme al farmerista, che fa anche rima, che siamo qua. Meno male che con il prossimo mese, cioè il secondo giorno d'estate, faremo un po' di trinciato per fare insilato, perché dov'è che scappi? Manca tutto l'insilato. No, non scappo, mi stavo solo mettendo bene. Ah, pensavo che... Vedo Danny Fox fermo sul muretto, non so se è sdoppiato, ma no, si muove, non è sdoppiato. No, ci sono, sto controllando l'avanzamento dei lavori. Sì, sono dietro. Sì, come Zobia. Allora, finché loro fanno questi lavoretti qua, se riesco a mettermi in un posto un po' fuori dai piedi, ok, ti schizzo per controllare gli animali. Bisognava portargli giù anche l'acqua. Mucche, qui alle mucche ora manca l'erba. Stavo guardando quello, la paglia l'hai già messa? Sì, un ballone gli ho messo, ballone, quindi manca solo l'acqua. Vado io a prenderla, vai, dato. Ok, vai a prendere tu l'acqua, boh. E quindi razione manca solo... in teoria non gliene manca tanta. Razione... No, penso che con quel misceratore lì siamo a posto. Siamo a circa 80% della mangiatoia adesso, quindi... E l'erba appena la raccogliamo, la scarichiamo. Sì. Quindi sta per arrivare l'acqua tra poco. E intanto non so se... Ancora una benna. Matthew è arrivato con l'anghinatore, ottimo. E dietro abbiamo Herman con l'imballatrice, perfetto, quindi siamo già più che organizzati. Bene. Porca miseria, c'ho il ping, adesso è tornato a posto. Ha toccato gli 800 per un attimo. Però. Però non ho visto, vabbè che le mucche non le vedi la gara, perché è un'animazione... che non grava sul multi, è un'animazione che te la fa vedere direttamente il tuo PC. Infatti farmi che funziona un po' strano. Quindi imballiamo qua l'erba? Sì, no, facciamo balle e poi buttiamo le balle dentro. Così poi la possiamo stoccare, quella che avanza, la mettiamo... Ah no, cavolo. Tanto. Sì, cavolo. La metteremo via, ma col passare dei giorni marcisce. Anche se la mettiamo al coperto. O il fienile del cipato accetta anche l'erba, ma non lo so. No. E quindi bisogna cercare tra mucche e pecore di farla fuori il più in fretta possibile. E di tagliarla sempre quando serve. Esatto. O al limite compost master. O al limite compost master, la buttiamo dentro. Scusa. Buonanotte. Che tanto il compost ci serve. Ma comunque se ne vedono tante mucche nel recinto su sta mappa qua. Sì. Da un bel effetto. Chantalin, remarchio, lo butto lì a fianco alle balle? Sì, se vuoi far retro.
Boh ragazzi, allora direi che possiamo anche chiudere qua. Noi finiamo di fare questi lavori qua, una volta sistemate le mucche, per questa puntata siamo a posto. Quindi partendo da laggiù in fondo ringraziamo Herman. Ciao a tutti. Poi di qua abbiamo Matthew. Ciao a tutti. Danny Farmer. Ciao a tutti. Di là vediamo Farmerista. Ciao a tutti ragazzi. Danny Fox. Ciao, alla prossima. E c'è Anthony che è imboscato qua dietro, ma adesso... Guarda, 1100 di ping. Adesso arrivo, Eccolo anch'io. Qua, non so già. Ecco. Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima ragazzi, ci vediamo nella puntata 38. Ciao ciao.